Senta, segretario. Senta, segretario. Senta, segretario. Uno schermo nella prossima sala. Sì. C'è suppa. Il proiettore invece. Sì, le sandone. Allora, chiamiamo l'appello e rispondiamo. Martino, Sorrenti, Capito, Pace, Nuccio, Aquilina, Iannello, Alaimo, presente. Petix, presente. Geraut, presente. Alessandro, secondo capo. Quindi, verificato il numero legale, iniziamo la seduta con un solo assente, quindi 11 presenti. Iniziamo col primo punto all'ordine del giorno, lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente, previa annuncio. Quindi propongo scrutatori Sapone, Petix e Laura. Laura. Daria e Silvia. Mettiamo i voti, favorevoli. Allora abbiamo letto Petix. Pace a qui. Pace, Panzeri qui. Panzeri è attento a questo. Panzeri è quello. Deputato con la tangente. E non scrive la canzone. Allora, leggiamo gli oggetti del delibera del Presidente del Consiglio Comunale. La numero 3 del 13 giugno 2023, lettura e approvazione per parte del Consiglio Presidente per i nomi degli studiatori. Del 9-12-2022. La numero 54, l'approvazione della quale è stato presente per i nomi degli istituti, la 55, approvazione del rendiconto di gestione anno 2021. Ci sono solo questi due punti all'ordine, questo unico punto all'ordine del giorno. Sì, prende. 2021, questo. Chi c'era la seduta precedente? Ah, non sta mattendo. Allora, siamo di il primo punto all'ordine del giorno, favorevoli. Provato. Aspetta, assenti, si aspettano la foto, com'è? Sono assenti. Se ero stata assente, visto il guardare. No, facendo voto, sicuro. Sì. Oggi se sei d'accordo tu per fare la seduta precedente. Sì, però siccome a volte non si può votare, essendo stata comunque assente, non avendo la possibilità. No, non devo dire che ho per quando inizio per fare la seduta. Va bene. Buona libertà. Procediamo al secondo punto del giorno. Approvazione bilancio di previsione 2022-2024, del documento unico programmato 2022-2024. Fare premesse per posso approvare la decina del giugno. Grazie. Ci sta andando. Ci vedrà dopo. Siamo precedenti. Ma facciamo un po' la cronistoria. Con la delibera di giunta comunale 130 del 19 dicembre 2022 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione. E qui, documento unico. Sempre nel 2022, questo documento, con tutti gli allegati che sono detto, è stato mandato ai revisori dei conti, intanto messo a disposizione di tutti i consiglieri, eccetera, e mandato ai revisori dei conti per il fatto di conseguenza, allegando il quale poi si doveva fare la proposta al Consiglio Comunale, che è questo. Dopo questa delibera di giunta del 19, che è tutto scritto nella proposta di delibera di consiglio, la pagina 3 dice, se la vedete, poi ve la leggo io, vista la delibera di giunta 130, che è questa che ho appena menzionato,
dato atto che la prima commissione, se quindi la prima commissione studio e consultazione convocata il 29 dicembre si è espressa favorevolmente per l'approvazione del bilancio 22-24 e dubbio 22-24 a maggioranza dei componenti, per le voti favorevoli vista la nota dell'organo di revisione, perché il collegio di revisione dei compiti prima di esprimere il parere e poi a mandato ha voluto delle interrezioni, dei chiarimenti, ha chiesto all'ufficio e quindi vista la nota dell'organo di revisione protocollo del 3 gennaio 2023 avente ad oggetto richiesta atti al bilancio di previsione del 2024 e la relativa trasmissione degli atti al fine del responsabile dell'area finanziaria. Protocollo del 4. L'ha chiesto il 3, il 4 immediatamente è stata mandata. Il collegio di revisione ha preso atto di tutto quello che avevano prima, più queste integrazioni, chiarimenti specifiche varie. Il collegio di revisione di compiti ha espresso parere favorevole per l'approvazione del bilancio in tutto con verbale numero 1 del 12 gennaio 2023 al protocollo 643 nell'ente del 13 gennaio. Queste sono tutte le premesse. Raggiungo, la domanda è secondaria, è quello che riguarda è il bilancio di previsione 2022-2024, solo per avere la contezza della situazione. Questo tipo di previsione entro qua, visto che c'è un tempo, noi lo dovremmo discutere nel 2021, visto che era 22, la previsione del 22-24. Ma i bilanci si approvano, è come la finanziaria. Bilancio in previsione. Sì, come la finanziaria per poi. Siamo marzo dell'anno. Entro l'anno precedente. Noi il bilancio 2022-2024 di norma si approva. E alcuni comuni di queste 8.000, 3.000 non fanno meno, insomma, soprattutto a noi. Ma perché le domande sono queste? È la domanda. Il bilancio si approva entro dicembre dell'anno precedente, quindi il bilancio 2022-2024 si approva regolare come ora. Ora, a dicembre 2022, avremmo dovuto approvare il bilancio 2023-2024. Che succede? Che non lo fa quasi nessuno, di sotto. Lo Stato, il Ministero, dà la proroga, dice, il bilancio che avreste dovuto approvare entro dicembre, concediamo, abbiamo esercizio provvisorio in 12 mesi, cioè, tutto il bilancio che avevate fatto, tutto il bilancio precedente, marzo 2022, certo. Passa entro marzo dell'anno mezzo, di questo, entro marzo del 2022. Poi credo che ci sia stato altro prologo per una breve maggio, no, scadono tutte le cose. Siamo scaduti. Tant'è che hanno messo il commissario d'acqua, che è l'ultima volta venuto ieri, e ha fatto un verbale. Oh, ha preso acqua per tutte queste cose. Chiedo scusa, perché stiamo sempre nell'acqua? Manca il personale per tutto un sindaco che non assume un ragioniere. Ma questo perché io vorrei avere finalmente una situazione chiara. Per la serie. Ci avevamo ritardo perché l'ufficio è carente di persone. Sì, per la serie, il manco comune meglio. Quasi molto il comune della Sicilia. Molto! Perché bilanciare è diventato un problema. Per diverse cause. I trasferimenti per bilanciare, che si chiama bilancio, entrate e uscite, le entrate che fondamentalmente sono tre, trasferimenti statali, trasferimenti regionali, entrate proprie. Trasferimenti statali, quando si parte il trend da 1,5 milioni all'epoca, 1,2 milioni, arriviamo a 450.000, sempre riduzione dei trasferimenti statali, riduzione dei trasferimenti regionali, da 1,8 milioni a 400.000. Trasferimenti per gli anni che verranno, non per quelli che sono. No, parlando in corso. Ogni anno diminuisce per l'anno che verrà. Negli ultimi 30 anni. Che è stato il bilancio, entrate statali, 450.000, al posto di 1,5 milioni. Perfetto. Dobbiamo prevedere
Le entrate, pur mettendo al massimo le tariffe, mettendo tutte cose a reddito, eccetera, eccetera, le entrate proprie di un comune di 5.500 abitanti, sempre in riduzione, è difficoltà a bilanciare, c'è, e quindi bisogna stare ad attenzione. Tutto questo è niente in confronto a quello che dirò adesso. Siamo in piano di riequilibrio economico finanziario, pluriennale 20 anni, 2019, 2038, e ancora con talora siamo in attesa di giudizio. Cioè, non hanno siamo o non ci siamo gli studi, noi l'abbiamo presentato. L'abbiamo presentato. Non ce l'hanno ancora. Né bocciato, né ancora. E quindi dopo il piano di riequilibrio 1938, nel luglio del 2022 c'è stata una legge che dava la possibilità di riformulare. E l'abbiamo riformulato. Tutte queste cose, che cosa comporta il piano di riequilibrio? Che cosa chiediamo noi alla Corte dei Conti e al MEF? Cosa chiediamo? Ci abbiamo una massa debitoria che non possiamo ripianare nei 3 anni. Quando è nei 3 anni? Quello non c'è. Cioè, c'è 700 mila euro di debito. Nei 3 anni, 200. 300, 200, quando è grossa, parliamo di 7, 8 milioni, si può ripianare in 3 anni del bilancio successivo? No, abbiamo chiesto il lo facciamo in 20 anni. Questi 20 anni che significa? Che con 2019 ci dobbiamo mettere tanto qua, tanto là, ci debito di fuori bilancio, 150 mila all'anno, lo vedremo. Passività potenziale, fondo di rotazione, ripiano di disavanzo di amministrazione, nei 3 anni, ogni volta nei 3 anni, poi l'anno che esce oltre, si allunga, no? O noi se faremo un po', 2023-2025, togliamo 22 e 2022. Tutto questo comporta riduzione delle entrate statali, riduzione delle trasferimenti regionali, aumento delle entrate proprie al massimo. Ma non riesco a coprire, in più dobbiamo mettere nel bilancio tutta questa massa derivante dal piano di riequilibrio economico pluriennale, e quindi non è facile bilanciare. Però ci riusciamo. Oggettive difficoltà. Perché? Quando nel bilancio. Questa è la situazione, come siamo conoscenza. Io vorrei aggiungere una cosa, anche se è possibile, che ti ripeto, mai criticare il consiglio comunale, anche perché sono sempre stato consigliere comunale, però è anche vero che le lungaggini burocratiche legate all'approvazione con il consiglio sono enormi, giustamente perché ci deve essere un controllo, quindi lo premetto, non mi sto lamentando, sono felice che sia così. Però dobbiamo prendere atto dei tempi che hanno portato, senza andarci tanto lontano, appena qualche anno fa, ad essere a pari con l'approvazione, senza eccedere oltre la scadenza data del marzo dell'anno, quando il Consiglio Comunale non c'era e c'era il commissario. Perché inevitabilmente l'analisi ti porta a convocare la Commissione deve prenderne atto, passano 15, 20, 25 giorni, dopo che passano 15, 20, 25 giorni devi convocare, correggere le visioni dei conti, è già la prima, tra virgolette, perdita di tempo, ci tengo a precisarlo, non mi sto lamentando, cioè il collegio delle visioni dei conti si prende un mese e mezzo / 2 mesi. Quando sta per scadere, e vi ripeto, non mi sto lamentando, è giusto che sia così, però quando sta per scadere il tempo limite concesso dalla legge, loro mandano una nota, mandando una nota dicendo, no, 50 punti, mandando una nota dove ne chiedono uno solo, loro hanno altri 20 giorni, quindi le lungaggini burocratiche per l'approvazione, giusto o sbagliate che siano, io considero che siano giuste perché più controllo c'è, più uno è tranquillo, ti portano a perdere tutta una serie di giorni e di mesi a volte, che poi inevitabilmente, quando spetta ai cittadini, con i loro rappresentanti, valutare il lavoro svolto
ti portano nuovamente alle lungaggini previste dalla legge, giustamente, e quindi di conseguenza questo è il risultato. Non è un caso che per 2 anni l'amministrazione è riuscita a rispettare questi termini, anzi ad essere tra i 30 comuni, come diceva il ragioniere, quando non c'è stato il consiglio. Sì, i revisori dei conti lo mandano al commissario, lo mandano a mezzogiorno, il commissario l'indomani alle 2 approva perché il commissario si fida solo ed esclusivamente di quello che dicono, di quello che dice il revisore dei conti. Se il revisore dei conti dice va bene, il commissario lo approva. Se il revisore dei conti dice che va male, il commissario dirò di più. Un sollecito del commissario è molto più influente rispetto al collegio, perché dice, se non lo dà, io scrivo, se riceverete cose banali scrivo subito, diciamo che il potere del commissario, appunto perché è commissario straordinario, è maggiore rispetto a lui. Non dovrebbe essere l'assessorato regionale, la Corte dei Conti, c'è qui un collegio, quindi, che si fa le cose personali, perché il collegio dei revisori non è che fa il collegio a sede di Prato. Anche sotto comune, studi privati, consulenti, banche, sul non mi dico, quei tempi che vengono bypassati da quella nota fatta il penultimo giorno previsto dalla legge per la scadenza con il quale loro... Noi già ci arriviamo per tanto tempo. Sì, però dico, ci arriviamo... Dobbiamo provare un bilancio che sono relativo al 2022 e quello che c'è secondo il 2023. Hai veramente ragione, è una voce che però, adesso se proprio per questa cosa, non per darne, è stato suo merito, no, è merito tuo, merito tuo perché tu ci lavori e ci lavori H24. Io sono a conoscenza che il bilancio 23-25 se non è ultimato qua. Se non è ultimato quasi. Lo passano in giunta. Lo carica in giunta alle 10, a mezzogiorno è approvato. Da quel momento io ti chiamerò e ti dirò: guarda i tempi adesso che passano, sino a quando arriva a noi per la. Ma almeno siamo noi di lamentarci. Siamo sempre fuori. Assolutamente. Speriamo quest'anno di metterci nuovamente. Avevo parlato anche con uno dei miei consiglieri. Sembra che è l'amico che è consigliere. La vendera tua, forse l'ultima cosa. Un problema, sai qual è? Che i trasferimenti statali non arrivano se non si manevola con il bilancio. Quindi siamo in questo momento a avere due vendeoni, questi pochi 450.000 non ce l'hanno dato perché non siamo in regola con il bilancio. Quindi, ecco la necessità, è interesse di tutti, della collettività. Non solo, poi il fatto che mettono il commissario. Ti ricordi quei problemi che abbiamo avuto con gli stipendi? Venivamo da 4 anni parteggiati di bilanci che non erano stati approvati quando ci siamo insediati tutti noi la prima volta. Chi più chi meno comunque facciamo parte dello stesso gruppo, quindi per allora, però poi arrivava lo mago. Per me tutti noi. Sì, vabbè, però il mago. Però ti voglio dire, lo sai come si è risolto però il problema della cassa, della liquidità? Lo sai come si è risolto? Si è risolto quando arrivò il commissario che approvammo tutti i bilanci in un unico anno. E arrivarono i soldi che ci spettavano tutti in un'unica soluzione. Da allora siamo stati bravi, quello sì, a non spendere più i soldi a cavolate, ma a tenerci belli di lato come fanno gli agricoltori. Allora, anche se abbiamo aumentato 1.500.000 euro del termine in più, li abbiamo messi nel bilancio. Sì, l'abbiamo riconosciuto, hai ragione, l'abbiamo onorato. Che però le pagammo, ecco questo. A proposito del caso di libro delle somme che mettiamo qui nella proposta di c'è che al capitolo 72-80
restituzione ad un fondo di rotazione c'è 181.000 euro per l'anno 2022, 181.000, 2023, 181.000. E già questo comporta già la prima. Nell'altro capitolo 72-90, fondo passività potenziali per contenzioso, tutto quello che è per i 20 anni, c'è 150.000 euro per il 22, 215 per il 23, 215 per il 24. E questo a regime ogni anno. E questo è quello che dobbiamo rispettare pena la nuova approvazione del bilancio di riello? No, queste sono in questo bilancio. Sono somme messe da parte perché sì, abbiamo promesso di fare previsioni. Ci sono somme vincolate e somme accantonate. Queste sono accantonate. Accantonate per eventuale pericolo. Poi d'altro grosso c'è il fondo crediti di dubbia esigibilità, quello che non piace a nessuno, quasi viaggia su 1.200.000 all'anno. Poi un fondo rischi, spese legali e risarcimenti, che mettiamo in più, 640.000 all'anno. Quindi ci rendiamo conto, 180.000, 150.000, 1.200.000, 600.000. Poi il fondo di riserva, che per legge deve essere una quota dal 0,30 al 2% dei primi tre titoli dell'entrata, non si faccia una formula, veniva circa 42.000, però guardiamo 43.000 per allora. Poi c'è un fondo di riserva di cassa, 120.000, questo è il 2% per primi, era 80.000, in effetti, però siccome la cassa c'è, stranamente la cassa c'è. E abbiamo messo lì. Poi il disavanzo di amministrazione, quei famosi 5 miliardi, che sono derivati dal rendiconto 2021, è uscito l'ultimo numero, 5.554.000. Di questi, sempre nel piano di equilibrio, da ripianare. Siccome nel piano di equilibrio letto era una certa cifra, quello riformulato è un po' di più, lo abbiamo messo qua, perché sennò è una misura che sarebbe non è. Quindi abbiamo messo 530.000 per il 2022, 630.000 per il 2023, 838.000, questi 205.000 di differenza, per il 2024. Ora che faremo il bilancio 2023-2024, rimarranno questi cifre, nel 2025 ritorniamo ai 630.000, non ci sarà sicuramente un rendiconto 2022 peggiorativo, se no bisogna fare un bilancio lì, se facendo ora il bilancio 2013, se il rendiconto sarà successivamente 2022 porterà un maggiore, ma no, non sarà perché abbiamo fatto delle simulazioni, siamo 1.000.000, quindi tutto ciò con i relativi allegati sopra la sessantina, dove ci sono tutti, tra questi allegati naturalmente ne spiccano alcuni, cioè il prospetto riassuntivo generale, che è una pagina entrata uscita, che naturalmente è perfetto se avete bisogno di contare il pareggio, è a pareggio, e facendo attenzione a che le spese in conto capitale bilancino con le entrate in conto capitale e le partite di giro devono essere uguali. E queste sono le prime cose che riguardano il reddito. Tra queste allegate ne spiccano due, con quella che è più facile lettura, che sono la nota integrativa, che la fa il comune, aggiungo in particolare, che è la vecchia relazione divisionale comune. Si chiama la nota integrativa al bilancio, che la fa il comune, e il verbale, parere e relazione dei revisori. Questi sono tra gli allegati più corposi e principali che sono stati messi. E sono questi. Questo è il parere dei revisori. Li avete avuto tutti. Penso che avete letto. L'organo di revisione ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme generali di contabilità pubblica,
dei principi previsti nell'articolo della Sovratura, del decreto di 2011 e dai principi contabili applicativi 4.1 e 4.2 allegati al bilancio secondo il decreto. Ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio. L'ente deve porre ogni attenzione alle entrate proprie, spesso legate alla spesa per principio di legge. Deve vigilare sulla economicità della spesa corrente e adeguare la legge dei propri tributi al massimo di legge. E già è così. Per quanto relazionato, esposto e rilevato, l'organo di revisione esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio del 2024 e delle relative delibere allegate e prodotte dagli uffici in cui i contenuti hanno permesso di formare il bilancio. E qua c'è tutto, la relazione per arrivare, non ci sono dei cospetti numerici, tutto ciò che è il bilancio qui lo dico. Mentre la nota è arrivato il 12 dopo la commissione, sì, sì. Verbale numero 1 del 12, protocollo che c'è, che andava di segnalare il protocollo alla legge. Abbiamo comunicato, ci sono tutte le comunicazioni del commissario d'acqua, da Giovanni Scafini. Qua c'è il quadro generale di assuntivi che abbiamo detto e poi c'è la nota integrativa al bilancio, questa fatta dall'amministrazione, dove qui c'è tutto il bilancio, sempre lo stesso, qui ci sono numeri, gli stessi del bilancio, ma messi in una forma più leggibile, diciamo, anche come quasi un bilancio sociale. Per leggere e sono 54 pagine, qui sono tutte le premesse, eccetera, 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 quello che bisogna lo leggere. Qua c'è il quadro generale di assuntivo, pagina 8, sono tutti i numeri, equilibrio di bilancio, che sono rispettati. Poi, per tutte le entrate proprie, proprio perché il Collegio di Revisione ha puntato il dito su questo, nella nota integrativa, in questa, si mettono voce, per farli vedere meglio e spiegare meglio, perché si parte da un trend, da un 3 anni prima, quindi 2019-2021 e poi questo 2022-2023. 2019 630.000, 2020 640.000, 2021 640.000, 2022 640.000, 650.000, 660.000. E poi questo è il numero ordinario, poi c'è recupero, evasione e elusione. Abbiamo qui il maestro Giulio. Poi addizionale comunale, tutte le varie voci. Delle entrate grosse, cioè se siete lì, non ci sono tutto, ci sono cose bene. Tari ordinarie e tari recupero evasione, del maestro di tassa rifiuti, canone unico patrimoniale, questa era la vecchia imposta, l'occupazione solo pubblico, l'hanno inglobato, l'occupazione solo pubblico, pubblicità, passi del rabbi, eccetera, eccetera, e trova pure, diciamo, il canone unico patrimoniale, dove sono 150.000 del nuovo, 30 vecchi anni, non c'è, 150.000 del 22, 170.000, 190.000, dobbiamo incrementare. Quindi qua ci sono tutte le entrate messe da uno a uno specificate, secondo i capitoli. L'entrata statale e l'entrata pubblica, poi le partite di giro, il ripiano dei debiti,
pagina 8 c'è spese correnti, dove punto per punto illustra lavoro dipendente, la previsione di spese del personale riflette il piano del fabbisogno del personale. Per il 2021 si è verificata un'importante flessione in coerenza con gli impegni, con l'attenzione ricercata del personale, eccetera. Secondo il piano del fabbisogno del personale 2022 potranno essere garantite stabilizzazioni di personale precario, con conseguente incremento della spesa di personale. L'incremento sarà complessivamente assorbito già nel 2023-2024 per effetto delle cessazioni obbligatorie del frattempo in termini. Acquisto di beni e servizi, e spiega, interessi passivi, e fondo di riserva, per quello che abbiamo detto, abbiamo messo lo 0,45%. Accantonamento fondo rischi, spesa legale al capitolo 73-50 e quello che c'è di libera specificata 1 per 642.000, conto passività potenziale 150, 215, 215, conto crediti di visibilità 1.025.175.180.000. E poi il tempo di nuovo IVU, TAR, dizionale comunale, tutte le e poi gli accantonamenti, quelli che abbiamo. Accantonamenti che si trovano qua. Nell'allegato al bilancio. Qua li dice in generale, perché c'è un foglio solo. Dove si arriva a quei famosi 5 milioni, 5 milioni, 5 milioni. Che so, 3 milioni e 800 risultato di cassa, 7 milioni e 8 la parte accantonata, 78 la parte vincolata e 150 milioni e 112 destinate agli investimenti. Questo foglio, insomma, per fare negli allegati 31, 32, 33 è specificato. Se qualcuno si domanda su questa parte accantonata dei 7.838.000 cosa sono? Nell'allegato 31 è specificato voce per voce. Fondo rimborso anticipazione di liquidità 1.386.000, fondo passività potenziale per contenzioso 2.030.000, fondo rischi spese allegate 727.000, fondo crediti 12.000 per 1.693.000, per un totale di 7.800.000. Poi l'altra voce importante, che parte vincolata, sono due voci, una di 74.000 e una di 4.000. Questa è un po' 78.000. 4.000 sono che per legge bisogna mettere da parte un'annualità, una mensilità per ogni anno, si chiama del sindaco. A fine mandato il sindaco ha diritto a una mensilità per ogni anno, una mensilità per ogni anno e per legge due altri e per legge da parte sono 4.000 lorde. Che si chiama? Indennità di fine mandato. Quindi ogni anno si vende da parte, ma c'è quindi l'onze. Le 74.000 che ci possiamo chiedere. Che noi non li abbiamo, non glieli diamo. Ma chi se vende la mandata? Non lo porta. A meno spese. A meno spese, che sa ragione dei milioni. A proposito per ragione che mi piace abbattuto con lo signor Armata, ma c'è. In fondo ce l'abbiamo adesso. Ma mi consigliere ma quando è che ne dà? No. Dobbiamo prendere la data. Quando c'è il giorno del presente? 23,24. Lordi. Dove l'avete? Ah, li trovo là. Ogni anno mettono da parte 3-4 anni, che ci pensa? Ma infatti mi ha detto che noi affermiamo.
E ci pensi, Bernardo, tu dici che ci pensi, mettere in moglie, poi una cosa che non c'è, una cosa che non c'è. Le commissioni non vengono pure restituite e io non sono stata restituita, ma con la precedente mandato. Le liquidazioni sono state fatte, i pagamenti, le liquidazioni sì. E perché? Perché anche il consigliere veniva 180, 160, 10 lord, che sarebbero 100 euro. Ma solo per quest'anno, per esempio, c'è stata, io l'ho visto, una media di 180 euro. Sì, però non abbiamo... Ha fatto la tabella di liquidazione in questi giorni. Ha fatto anche se per caso sbaglia la ragione del Paggio, la droga che c'è la domanda precisa messa. Ma quando? Complicatissimo, perché ognuno di voi ha una situazione diversa dall'altro, una città, la città delle linee, dell'Olimpis, la quota gluteta, tutta una serie di cose, allora, o si fa un colpo di mano, si fa a letto, tutte le vedete quanto, poi lo vediamo da lei, prometto che non andrò a ma mantenere tutte queste cose, la città delle linee, considerate che il compendio viene fatto a fine dicembre, con le presenze ora è stato fatto. Quindi che poi? Da 2020 ora? No, parliamo del 2022. È 2021 il pisso? No, le minacciate sono solo in attesa di pagamento. Sono in attesa di pagamento. Se il creditore c'è. Oh, se non c'è un tribolo in meno. E comunque avevamo un pochettino. Prendiamo il pisso. Questo poi scatta la sanzione. Comunque, la morte. Giusto, poi se leggiamo, ve la accorciamo. Sì, ma nella la tabella che è stata pubblicata sono solo le presenze, il giorno di presenza dei comunali, ma delle comunali, delle consorzioni, no. Cosa ne farà un altro? Ma dove che fa? Scusate. Le commissioni non ci sono. Cioè, c'è il torno fa solo, le commissioni da solo. Sì. E quindi non le fa? Allora parlo con l'ufficio, ma volete fare? Sì, certo. Allegato 32, allegato 32, risorse vincolate, totale 78.000, di cui 4.000 dobbiamo credere, 74.000 maiali, costruzione, locali cimiteriali straordinari ed ampliamento del cimitero e vendita di locali relativi. Questi se si devono vendere, devono vendere per poi metterli nella costruzione nuova, nell'ampliamento, sono vincolati per questo. Sì, secondo sono state fatte queste cose da giugno, cioè i soldi che ricordo che si può i soldi che venivano presi dal cimitero devono essere spesi. Spesi per sicuramente. Sicuramente. E viene accaduto. Ho capito, la ringrazio, leggere con me. Risorse vincolate del risultato di poi c'è l'allegato 33, nella prima pagina, quella di assuntivo, 1.512.000, eccetera, fa parte dell'allegato 33. Questo 1.512.000 comprende per 517.000 acquisizione beni, macchine, mobili, attrezzature, altro da dirci. 300 cioè acquisizione, mobile, incarichi, spese in conto capitale, cioè c'è tutto tre pagine per arrivare al 1.500.000 totale. Spese in conto capitale, 960.000, totale 1.500.000. Questo è lo specifico di questo allegato. Oh, perché noi non abbiamo avuto questo giustamente? No, c'è un po'. C'è solo un po'. C'è una comunica che è in commissione 5 e 10 in bonus.
loro sono andati in commissione e hanno chiesto. Allegata la proposta sia di giunta che del bilancio. Se ci dai il file si dice che c'è la proposta, c'era il file del web. Stavo dicendo questo, alcune cose ci sono, alcune c'erano, però per esempio l'ultima dei risultati dei conti per esempio noi non abbiamo avuto perché è stata fatta dopo la commissione. La commissione è stata fatta questo prima, è arrivato prima. Quindi non fare commissione con il documento che no, avevo. Che c'entra? E dopo fu la... C'è scritto che... Il parere è arrivato successivo. Non fare una commissione, non è il parere dei presidenti. No, sono state anticipatorie. Sì, sono state anticipatorie perché noi leggiamo, capiamo tutte le cose. Perché poi la pagina 43 è ulteriormente specificato quello che abbiamo. Non è che cambiano... quello che è stato inserito, vengono chiariti. Poi è normale, se dovesse esserci un parere contraddittorio, è normale che si prenda. Certo, se ci fosse stato un parere anche in giunta dovrebbe ritornare a quel punto. Quindi ricomincia l'incolo, ricomincia l'incolo. Ricomincia l'incolo. A che serve fare la sua commissione se poi domani facciamo finta il risiedere un giudice parere negativo? Evitiamo, ecco, quei tempi famosi, evitiamo di perdere tempo, perché se avessimo aspettato quello a quest'ora oggi non sarebbe impossibile di fare la... Vabbè, ma fuori ormai di un anno, l'anno... No, sempre per il problema della stabilizzazione che della stabilizzazione. Oggi che approviamo le come si chiama andiamo prima andiamo la se non siamo se non riusciamo a farlo chiamiamo un primo commissario voglio dire ma non è una questione di commissario cioè no, se il commissario decide sveltisce le cose scrivere il ritardo a il mese e mezzo barra due che ci vuole tra commissione e consiglio anche tre un anno, più di un anno siamo fuori dai tempi ordinari, quindi dico, è vero che con il commissario si velocizza tutto, tutte cose si velocizzano, quando noi cadeva il consiglio comunale tutto passava perché c'era un commissario ed è una sola persona. No, le altre cose devo dire la verità, il consiglio è sempre veloce perché comunque non sono passaggi. Sì, no, allora le cose che sono da fare consiglio amministrazione o uffici consiglio, perché poi le cose che vanno in consiglio rappresentano l'amministrazione, gli uffici, sono tutto sommato veloci perché nel giro di 30 giorni, al massimo si può ritardare 30 giorni, nel giro di 30 giorni commissione e consiglio si fanno senza problemi. Alcune cose possono aspettare, quindi magari si aspetta appunto che si accumulano in modo da fare un unico consiglio e non fare diversi consigli uno dopo l'altro, e quello non è un problema. Questo passaggio del bilancio è dovuto in primis ai revisori dei conti. I revisori dei conti si prendono quelli del 2015, 2016, 2019, addirittura si prendevano 120, 150 giorni. Con questo non lo voglio chiamare gioco, con questo neanche scamotaggio, con questa possibilità di dire domani mattina che scade il termine previsto dalla legge, ti mando un'altra nota dove tu anche a mandarglieli lo stesso giorno, cioè anche se la nota che il dottore in questo momento in bandino, il dottore Tizio, il dottore Paio, come si chiama la dottoressa? Dottoressa Carrubba, non mi veniva. La dottoressa Carrubba scrive da sola, non con tutti e tre, da sola. Ho necessità di un foglio, anche se quel foglio lo manda alle 9 e alle 9.05 ha la risposta nella PEC, ripartono i 30 giorni. Lascia perdere 50 punti, anche un solo punto alle 9, con una risposta alle 9.05 ripartono. E i vecchi revisori si prendevano anche 150 giorni. No, sì, passano quattro. 2000 che fare? Quando mandano dei hanno 5 incarichi, ma prima ne avevano 8. Perché ora la legge l'ha ridotto, ringraziando al cielo. Infatti uno si è dimesso per questo, se ti ricordi, uno dei nostri della nostra. Ma prima avevano 8 incarichi. Ma se fossero solo 8 incarichi degli enti pubblici,
ben vedo, otto incarichi oltre l'attività privata. Capite che diventa un meccanismo veramente, io vi ripeto, non voglio dare colpa ai revisori, per carità, anche perché la siccome sono tre, prima era uno, ora che sono tre, debbono trovare un giorno dove tutte e tre sono lì. E c'è che non avevo possibile fino a dopo, no? Poi infatti, guardando a carta, un po'. Chi c'è qui per esempio? Invitati sono, chi c'è? Ma e con questo non vogliamo scollare le responsabilità sulla preparazione, perché il ragioniere giudice comunque l'ha detto, è difficile farlo. Però è difficile per il ragioniere giudice, 2-3 mesi. È difficile per il revisore dei conti, 2-3 mesi. È difficile per la commissione e il consiglio comunale, anche soltanto 2 mesi, fatti il caso che già su 10 mesi. Se ci mette in mezzo una festa o un ferragosto, è arrivato un anno. No, vabbè, quello lascia perdere, è arrivato un anno, quello che ordinario. Ecco, dico, non è una giustificazione, però sono passaggi che altre situazioni non hanno. Quindi c'è il rischio che si peggiorano anche nel tempo. Abbiamo detto di no, quest'anno facciamo il 31 marzo. Con la volontà c'è. E siamo, l'ho capito, la volontà c'è sempre. Infatti, perché ho detto a Lillo il giorno dopo me lo provo. Siamo a un passo dalla definizione. Come funziona tecnicamente? Se mai si approva il bilancio 2022-2023, l'indomani, dopo 10 minuti, non è che c'è pacchetta o no? Si devono caricare tutti i dati nel bilancio, cioè perché il bilancio in questo momento che abbiamo, il 21-23. Mi pare che già una bozza. La base c'è sempre, quando fai 22-24, poi fai 23-25, 2 anni già corrispondono. Dobbiamo inserire, ma in questo momento che abbiamo, 21-23. Terza annualità 23 che ci consente di vivere. Poi proveremo il mettiamo il caso che questo non si approva tutto l'anno. Possiamo noi, perché nessuno è che c'è solo 21, 22 e 23. Passando tutto il 23, non si è fatto non so qua. Non approvando. E siamo sempre se veri in ritardo. Nei tempi, perché il bilancio non è più annuale, o è triennale. Quando si vede 21, 22 e 23, ci è consentito di stare un po' con tutti. Questo nuovo. Che si deve fare? Bisogna inserire tutti i nuovi numeri. Questo è nel 2023, 2024. Con tutti i nuovi numeri, non un po' l'offesa deve fare, ma la parte maggiore la fa la soft house, come si chiama, lo alle, insomma, che deve andare sistema e dà nelle passe loro personale, che non è quelli di epoca già operato. Dovranno mettere 22, 23, 24. In questo momento siamo. Appena lo approviamo, siamo nell'esercizio del bilancio 22-24, esercizio provvisorio 2023. Su quello si fa il nuovo bilancio 23, 24 e 25. Che si può cambiare tutto, non è che per forza si devono mantenere il 23 e il 24 con i numeri che ci sono in questo momento, il 22-24. Cioè, sono nate nuove, per esempio c'è un PNRR. 7-8 milioni, 9 milioni, 10 milioni che bisogna inserire, che non è che arriva un finanziamento di 2 milioni, cioè non c'è, ho capito, non lo potremmo fare. C'è un progetto, quell'altra situazione dell'Unione, che inevitabilmente ci vedrà mettere mano tutto, no? E fare delle modifiche. Ma non è stato il 2023, di quello nuovo. Prima si può fare un nuovo senza lui, prima si deve caricare tutto questo. Sia l'ufficio, sia l'ala, e poi subito dopo prendiamo di giorno, perché l'ala ci sta stando, un giorno, due, un giorno. Dopodiché mettiamo il 23-25. Nel fare il bilancio 23-25, prima di tutto dobbiamo mettere tutte queste voci, obbligo del piano di regolino, quindi 115.000, 250.000, 250.000, che sono tutte voci ci sono. Poi le entrate, e poi quello che voglio, bene? Il responsabile dell'area più uno, senza fare il nome, perde per fatto. E ne legge. Ma bisogna 140.000 per ricovero
120.000 per ricovero minori, 80.000 per caso per Gesù, ricovero disabili. E già, non si può disabilitare, insomma. Viene d'amico. Quindi tu sei come l'assessorato alla sanità della regione. Ci viene da me, ci scrivo, chiediamo a fare un bilancio, quando va bisogno. Viene d'amico. Che fanno, compare, per non trovarsi poi in difficoltà? E sempre no. Pronto. Pubblica illuminazione, era 230.000. Hanno aumentato 350.000 di pubblica illuminazione. Poi ci vuole una bilancia, ci vuole 150.000, da 230 a 380. Le entrate sono sempre quelle, aumentiamo di 150.000 la pubblica illuminazione. Come lo fa? Perché non aumentò il tempo? Deve stare bene. Non so, ma ci può stare. Ma non è solo la pubblica illuminazione per dirne uno, anche la luce normale degli uffici, si pagava 40.000, non si pagava 80.000. Si pagava 40.000 per la luce dell'ufficio e del riscaldamento. Il problema oggettivo nessuno lo dice. Tra poco ci sono i pannelli cattivi, quindi. Stanno sempre sbilanciando, o sbilanciamo prima, sbilanciamo dopo, sbilanciamo in orario, almeno. Non è che se noi arriviamo al ritardo e ci sono. Speriamo che non si tenga domani. Io ho finito. Ci sono migliori. Fa corte a prima. L'intenzione è quella di diventare almeno entro marzo, no? Perché entro fine marzo non ci serve. Di approvare di nuovo per grazie a Dio. C'è una buona probabilità di farlo, anche perché abbiamo questo 22-24 fanno caldo, cioè ci basta levare 22-24. Vuole sfruttare questo per accelerare con i revisori? Non domanda la contemporanea, che mi è venuto sopra, parlo del dato, sì, del dato per tanti di meno, parlo giusto. Se potessi aumentare le entrate, la stessa lingua, cose mi chiedessero di il problema sempre dice compagni, noi perché non abbiamo fatto i concorsi per i vici compagni per cercare di aumentare le entrate? Perché non lo potremmo fare, perché ne mancano soldi, perché si vuole mangiare, perché piano di equilibrio pluriannale prevede. Questa non è una cosa tecnica. No, perché non potremmo fare, che non possiamo portare stipendi di. No, il piano di equilibrio pluriannale prevede che la pianta organica non venga modificata, anzi venga ridotta. Quindi con perché, il piano c'è. Perché è stato intanto c'è un blocco delle assunzioni, che è sempre. Le nuove assunzioni qua. Le amministrazioni che hanno disponibilità economica possono anche. Lo siamo bloccati perché abbiamo presentato questo piano. Sindaco, non so se tu ne sei assolutamente. Perché nel DR. Le stabilizzazioni, appunto, quindi è normale, non hai neanche stabilizzato i dipendenti precari storici, figurati se ne puoi prendere un altro. Sono tutti nella pianta organica. Devi rispettare il limite imbattito dalla Corte dei Conti. E in questo momento abbiamo la Corte dei Conti ci ha detto che abbiamo un personale maggiore rispetto a quello che necessiterebbe. Quello è vero. Il problema sono le qualifiche. Sì, però intanto devi stabilizzarli, non puoi non stabilizzarli. E una volta che li stabilizzi, ecco. Ma non vuoi che la società di però non puoi non stabilizzarli. Non puoi non stabilizzarli dopo 30 anni di precariato. È una scelta umana, non è una scelta. Perché io mi trovo a trovare. L'amministrazione si trova. Sì, però io mi trovo. Sì, decisamente, però io ti faccio un esempio. Io ho in questo momento un responsabile di area che è precario, che è giumenza. C'è una cosa che non sta nel giro in terra. Oppure ho un responsabile, ho un vice responsabile di area, di fatto non lo è, ma è come se lo fosse per Montebugio, del suo. E contribuire anche a farti continuare.
queste persone già hanno una realtà all'interno dell'ente propria, per il quale se li togli da quel passaggio per fargli fare altro, inevitabilmente ti troverai un buco in un altro servizio, un vuoto in un altro servizio. Però qual è il passaggio con il quale, tra altre cose, la Corte dei Conti è stata anche chiara e ha risposto a quando siamo stati convocati a Palermo in udienza alle nostre domande? E cosa lo facciamo con, come dire, il primo step, gradualità. Il primo step comunque è quello di stabilizzare i precari storici. Dopodiché, una volta stabilizzati i precari storici, da qui a un tot di anni, inevitabilmente, ci sarà la possibilità di ridurre il personale perché andranno in pensione. Se a quel punto il piano di riequilibrio pluriennale, come sinora è stato, perché l'abbiamo aspettato anno per anno, la nostra quota che avevamo previsto, altrimenti ci avrebbero detto siete in dissesto, che è di 250.000 euro l'anno, se non sbaglio. E una volta fatto questo passaggio, se il piano di riequilibrio pluriennale diventa consolidato, motivo di approvazione, i dipendenti precari storici non ci sono più, a quel punto ci apre il mondo, perché inevitabilmente ci sarà la possibilità di aprire nuovi concorsi. Per carità, non saranno 30 posti, 40 posti, altrimenti fa l'errore della vecchia politica, però uno, due, tre lo puoi fare. Sì, io però voglio aprire una parentesi: fatta la stabilizzazione, in attesa dei concorsi, c'è un passaggio che per legge ci apre la possibilità di avere nuovamente un servizio efficiente di polizia municipale, che è il comando. Noi in questo momento abbiamo fatto sempre il cambio, cioè quando un dipendente ha chiesto la mobilità, la legge lo consente, in automatico ne arriva un altro, naturalmente delle stesse competenze. Il comando invece ti consente di farlo per il 25% della pianta organica, naturalmente successivamente alla stabilizzazione, l'articolo 6, quinquies, quindi pensate quante modifiche ha avuto, un attimo te lo dico subito. Dopo ve lo dico, ci consente la legge, fatta la stabilizzazione, di fare il comando e di portare a sede di Falco, se c'è richiesta di comando, è il nulla osta dell'azienda da cui si proviene, dell'azienda pubblica da cui si proviene, di portare, penso il 25%, abbiamo fatto i calcoli, era 3 o 4 unità. Cosa significa questo? Siccome già uno, per esempio, ce l'abbiamo, una richiesta di comando ce l'abbiamo, che noi in questo momento non possiamo attenzionare, da parte di un vigile urbano, di Canicattì. Che ce n'è un altro di Sudere. Lo so. Quindi abbiamo le che lavorano al nord, ce l'abbiamo la richiesta di avvicinamento, no, per legge non possiamo farlo. Oppure avessimo a fare un uno, ma significherebbe mettere lì, perché magari non mi trovano, magari non ti beccano, per carità. Però significherebbe mettere a rischio il piano di riequilibrio pluriennale, cosa che l'abbiamo fatto con tanti sacrifici, mi sembra. E penso che veramente il 2023, forse perché è il numero che porta fortuna, possa essere l'anno di svolta, non dico di risoluzione, perché una bastassero 8 vigili urbani, ma almeno incrementare piano piano. Va bene? Posso sentire? Sì, assolutamente. Io se ho detto stupidaggini, correggimi, dimmi se ho... perché mi spiego non in maniera tecnica come te, anche perché tu sei... No, in questo momento se sei frusciato molto perché non avevo stato certo, siamo un po'. Il problema dei vigili urbani, il sindaco a farlo ha ereditato. E ha cercato, non l'ho voluto dire lui, te lo dico io come vecchio, ex dipendente storico. Le ha provate tutti. Concorsi interni, concorsi interni, precedente, per mobilità. Io scusa, anche non voglio fare un po' di caffè. Non è vero. Che se il sindaco ci avesse dato un anno nel 2016, come loro terra di dove hanno bocciato la nostra proposta di fare la prossima giornale di terra di Colimbri, una bocciata di comune che oggi ci chiedono di farlo. Però da quell'epoca non venivano le sindaci, faccio perché l'Unione Terra di Colimbri era troppo. Però era una delle cose che potevamo fare,
e ce l'hanno bocciato perché eravamo in difficoltà noi. E se ti ricordi quello che disse Messana, se fece lo cadere, ne hai uno solo e non ne voglio sapere perché gli avevo comprato. No, vabbè, non aveva di più di uno. No, lui in quella occasione ricordo che fece questa battuta, che aveva comprato un librettino per fare le minute, registrando la prefettura, non so quale procedimento, tu sicuramente lo conoscerai, un blocchetto, e questo soggetto lo perse praticamente. Quindi mi disse, mi è costato di più fare le denunce, le controdenunce, e quindi da allora non ha comprato più neanche. No, non c'era la volontà. Sì, no, non c'era la volontà, ma non c'era neanche la materia prima. Ma farlo come fare concorso per esecutiva e non lo hanno avuto, però ora su tutti i combinati come noi. Però su tua proposta, se non sbaglio, c'è adesso un altro progetto. Ah, quello non c'è. E quindi, tra altre cose su tua proposta. Quindi. Ma ci saranno cose da venire. Comunque. E quindi nessuno lo voleva fare, tutti dipendenti, precari, con l'aumento di integrazione oraria, quasi al massimo, 35-36 ore. Non ne ha voluto fare nessuno, non ha partecipato mai nessuno. Ma anche chiamate personalmente a tempo di favore. E perché ci sono anche di quattro di favore. Che c'è? C'è di ecco. Il sindaco con quale io ho avuto più guerre, quindi Edu mi ha penalizzato. Nel palenziano. Poi c'era pure, una cosa che a me piaceva moltissimo, quello sì. Debilitare 7-8 leggi urbane di carica città. Il legge urbano deve essere frustito. Chiedo scusa, ragazzi. Era proprio questa cosa. E poi le promesse sono buone, non è perché tutte le ragazze. Tutte le ragazze, sì. Non c'è vero. È di un certo livello. Questi 7-8 che venivano qua, per tante ore. Non è che dal marzo, perché non ha caricato il tutto. Ed erano disposti a venire. Sì, 7-8 belle leggende dentro qua. A fare e non costava tantissimo per le ore eccessive perché non gli davano l'integrazione e quindi avremmo dato l'integrazione noi. 80.000 euro l'anno si poteva fare, non so, ma pensavamo che avesse fatto cassare perché non è solo la macchina non diventa di soldi, c'è la e se l'ha fatto, compriamo come esante, se ne c'è una caricatura d'accordo. D'accordo. Il problema era che non c'era la fase di riequilibrio pluriennale. E quindi il segretario giustamente ha detto prima riconosciamo quella che è la situazione generale, visto che siete in fase di riconoscimento, e poi ne parliamo. Naturalmente abbiamo riconosciuto i debiti con la fase di riequilibrio pluriennale. E ci siamo legati le mani. Se era una cosa vecchia, quindi che ne piaceva. Non si vede niente. Però come l'abbiamo voluto. No, assolutamente. Ma io l'ho detto sui giornali. Ma io l'ho detto sui giornali. Io l'ho detto sui giornali sulla proposta, ti ricordi? Scusa, ci stiamo facendo delle interessanti. Scusa, Presidente. Ci incontriamo, così pure scusa. Allora, non ci sono dichiarazioni di voto, per noi come ci ha anticipato in commissione, il nostro voto è sempre quello che non è. Allora non c'è il parere dei revisori. Sì, però si sa, cioè, i revisori sono comunque gente che va a verificare la corretta contabile di quello che è indicato, quindi si affronta l'attivo o il passivo. Esatto, poi la scelta politica, se il nostro ovviamente non può essere un giudizio puramente contabile, ci mancherebbe altro, quindi solo politico. Decisamente. Vabbè, quindi abbiamo votato l'immediata esecutività, giusto? Ora, vogliamo l'immediata esecutività.
per contenere tanto. Potremmo avere visibilità, vorrei contrario è nel corpo della vita successiva non forse quindi prendiamo le successioni del giorno entra in campo il giacimento e si c'è la sostituzione e ci guadagniamo. Acqua Genesca, ma non c'è l'acqua nel mondo. Ma sotto. No, nella, come discussione. Se ne va. Adesso riesci a cercare il buco. No, se come il buco. No, no, vai, 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 che no, io per tempo. Allora, centrale unica di committenza per il precedente precedente di gara per conto della pubblica amministrazione, la decisione della centrale unica. Io centro subito. Centro di committenza. Se ci vuole uno di forza, allora aspettando quello che è. Sì, che ne vuole male per te. Allora, mettiamo voti la, la sospensione. Questa centrale di committenza. La domanda è obbligatoria, non è obbligatorio aderire, dico sì perché alla luce del nuovo decreto legislativo 77 emergenza Covid, l'ultimo approvato, in sostanza per poter bandire le gare, per fare l'esecuzione delle gare, che riguardano diciamo, i finanziamenti PNRR, abbiamo sentito parlare tantissimo, sono tanti soldi da daranno ai comuni che hanno già dato, in sostanza i comuni piccoli, che non sono comuni capoluogo di provincia o addirittura le province stesso, devono aderire a una centrale unica delle committenze, che non siamo abilitati a poter fare questi tipo di agenda. O meglio, possiamo fare solo gli affidamenti diretti, quindi fino alla soglia di 139.000 euro, forse in questo caso che si guarda sempre la quota imponibile, per quanto riguarda l'affidamento di forniture di beni e servizi, e 150.000 per quanto riguarda l'affidamento di lavori. Siccome diciamo che i fondi PNRR finanzieranno grosse opere, cioè parliamo di milioni, di milioni di euro per ogni opera, di conseguenza noi non siamo titolati a poterlo fare. Pertanto io ho optato, la scelta l'ho fatto facendo una ricerca di quelle che c'erano in zona, questo terreno, questo gruppo 2000, che comunque l'emanazione pubblica,
in sostanza come centrale unico di competenza per il comune di Serre di Farco. I costi sono relativi, perché in sostanza l'1% loro chiedono per ogni progetto finanziato, viene preso all'interno dei compensi che è scritto nell'articolo 113, il famoso 2% fino a 1 milione, fino a 1 milione e 1,8 e così via, che poi viene ritratto a modo la quota del 20%. Invece per quanto riguarda sempre la centrale unica competenza, ci dà in uso la loro piattaforma per poterci fare tutte le gare che sono fuori PNRR, che possiamo avere altri finanziamenti, come per esempio l'altro giorno abbiamo cercato il lavoro del campo sportivo, non solo PNRR, l'abbiamo fatta noi la gara. E tutte le gare che sono appunto rientranti in quella soglia dei 139.000 e dei 150.000, anche se sono PNRR. Già dico a priori che abbiamo 5 finanziamenti già ottenuti, già decretati, o meglio, 4 decretati, ci sono già decreti, uno è in fase di aggiornamento, entro la fine del mese arriverà pure, e questi riguardano tutti quelli che sono i lavori per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Tra questi ci sono ad esempio lo SPIC, c'è il PagoPA, eccetera eccetera. Abbiamo la piattaforma delle notifiche digitali, che penso già di mettere in funzione, dico, penso che me ne occuperò io di questo, in funzione entro giugno, dove daremo anche servizio alla cittadinanza per quanto riguarda i tributi. I tributi nel senso che ognuno di noi cittadino, avendo il CIE o l'organizzare l'accesso che riceveremo come ufficio tributi, potrà vedere la propria posizione tributaria, le rate che ha pagato, può mettersi all'interno le scadenze che arriva il promemoria, a parte che lo notificheremo tramite applicazione IOPU, non ci sarà più modo di dire il cittadino non l'ho ricevuto, non me l'hanno notificato, non... perché nel 2024 è già obbligato la notifica sulla piattaforma digitale. Quindi non manderemo più le raccomandate, ci risparmieremo 15-20 mila euro. È contento di tagliare no, guarda, capi, guarda i capigruppi. No, non mi permette le mani. Nell'ambiente non lo so, che non conosco, non faccio questo tipo di lavoro, lo fanno in via. Quindi diciamo, andiamo alla piattaforma, dobbiamo accelerare, perché dobbiamo comunque dare esecuzione a quelli che sono i finanziamenti che abbiamo. Infatti ho nella proposta ho inserito anche l'immediata esecutività della delibera per poter immediatamente trasmettere tutto alla piattaforma e farmi accreditare come comune servitore. Un'unica domanda. Se la scelta è ricevuta, dato che la facessi tu, sì, su questa società. Sì, diciamo che ho fatto un'indagine nei paesi che sono qua vicino per vedere come sono rivolti, me ne hanno parlato bene. Cioè, perché a noi interessa la celerità nelle cose, se noi mandiamo una delibera a contrarre oggi, a un mese non fare. Ma che è una scelta che può sempre essere ritirata? Certo, noi domani possiamo dire un'altra piattaforma. Facciamo una per anni. Dicevo, in questo momento noi abbiamo una piattaforma a spese del comune, che abbiamo pagato per 2 anni, da quando è che ci sono io, responsabilità dell'ufficio DARE, che abbiamo pagato 1.780 euro più IVA l'anno, quest'anno è arrivato il primo di per il 9 perché scade a marzo e ne vogliono 1.900 qualche cosa, c'è un aumento, non so perché, ma c'è un aumento, che noi non faremo più, perché essendo abbiamo in uso la piattaforma di questa CUC, utilizzeremo quello, cioè il sacrificio che devo imparare un giorno, due giorni la piattaforma e poter fare la prima gara che poi uno fa esperienza. E diciamo il costo per questa piattaforma, quindi il costo fisso che noi abbiamo, i 3.500 euro che ho messo io, sono le 1.080 euro l'anno per la piattaforma circa, perché dipende dal numero degli abitanti. Già ne abbiamo parlato con Vito Saponte, cioè in sostanza 20 centesimi per ogni abitante. Se noi al 31 dicembre abbiamo 5.000 abitanti, 2022 pagheremo 1.000 euro. Se ne abbiamo il prossimo anno 6.000, me lo auguro, ne pagheremo 1.200. Se il prossimo anno abbiamo 7.000, me lo auguro sempre di più, pagheremo 1.200. Cioè questo, quindi sono 20 centesimi fisso. Di conseguenza noi ad oggi stiamo risparmiando rispetto alla piattaforma di prima. Oltre alla percentuale... Sì, la percentuale è la per la gara, che faranno loro. Però ogni gara... Questa percentuale non è un costo del comune, ma è all'interno... Perché è previsto all'interno del... Sì, però si è aggiudicata, sì. Come? Si è aggiudicata.
Sì, certo, si aggirano sempre. No, da un prescindere. C'è un potente, c'è sempre, può essere il primo, il secondo. Però dico previsto nel finanziamento, quindi non soldi che danno. Anche queste sono pubblicità, tutti vengono inseriti. Comunque ci sono solo il pagamento della piattaforma. Noi abbiamo soldi 20 centesimi, che poi ci andiamo a risparmiare circa il 50% di quello che stiamo fanno. Un supporto per la partecipazione alla gara del mio documento. Funziona in questo modo, noi facciamo le termine a contratto. No, la determinata contratto significa il ruppe, superando un procedimento di gara sono io il ruppe, io vado a sapere quali sono le regole, il riferimento alla normativa esistente, e dico, per affidare questo appalto le regole sono A, B, C, D, E, conforme alla legge che citiamo anche nell'articolo. Questa determinata viene trasmessa alla CUC, a differenza del CUC che avevamo prima, che non era così, viene trasmessa alla CUC, la CUC se la fanno loro, cioè noi non mettiamo, fanno tutto loro, fanno, giusto? No. Loro rimettono il verbale, il cosiddetto verbale di aggiudicazione, prima si chiamava verbale di aggiudicazione, oggi si chiama proposta di aggiudicazione, perché non c'è più l'aggiudicazione provvisoria, ma è direttamente definitiva poi, quindi la proposta di aggiudicazione te la rimettono, firmata da loro, presidente, componenti della commissione di gara, te la girano, ti fanno gli accertamenti quando è esecutivo questo, il ruppe cosa deve fare? Riceve questo verbale, fa la determinata aggiudicazione definitiva. Dopodiché la gente, le ditte, avranno 35 giorni di tempo per potersi appellare a un'eventuale aggiudicazione. Ad oggi è successo solo una volta quando avevamo la CUC della provincia di Caltanissetta, che funzionava in modo diverso, ma dovevamo essere presenti, quindi spreco di energie, che oggi a loro ce l'avevamo noi. Secondo me era tempo. Ma scusa, la CUC ti riferisce perché la domanda è diventare unica per commettere. Rispetto alla stazione unica appaltante che abbiamo redatto nel 2018, cosa c'entra? Noi nel 2011 ottobre. Quello che avete fatto insieme con il commissario straordinario Leonelli, sì, ha approvato l'adesione alla stazione unica appaltante di libero contorso di Caltanissetta, professore. Che era quella della provincia di Ricordo. No, quindi quello. Quella non c'è più, gente caduto là. Peraltro era organizzato in modo diverso. Cioè noi facevamo presiedevamo la seduta 2-3 di sera di fa, che loro partecipavano e si prendevano sempre l'1%, più e chi si aiutano. Quindi tanto vale che abbiamo chi comunque ci fa tutto lui, noi possiamo dedicarci anche alle progettazioni ad altre cose. Altri lavori che abbiamo da fare, sempre per quelle somme superiori, dove noi non eravamo d'accordo. Diciamo la CUC, la CUC possiamo anche dare le altre gare, se noi non ce facciamo, possiamo anche darle sempre finanziarie, sempre al progetto non del comune, che è importantissimo questo per il piano di equilibrio. Quindi potremmo anche dalle altre, anche interiore, dipende se loro sono veloci o meno, mentre col PNRR siamo obbligati. Gli altri, se noi capiamo che siamo più veloci, poi abbiamo i tempi, ce li facciamo, noi non dobbiamo fare. Quindi fino ad oggi abbiamo fatto tutto il comune. Sì, perché non è vero che è siccome già utilizzeremo delle loro noi. Prima di veniva sempre il progetto fatto. Sì, la gara veniva fatta. Scusate, metto che nessun intervento è stato richiesto. Allora, mettiamo i voti al terzo punto all'ordine del giorno. Scusate, favorevoli. Mettiamo immediata esecutività del provvedimento. Favorevoli. Io faccio la proposta, chiaramente poi si mette i voti, io propongo di inserire all'ordine del giorno il quarto punto, che è quello sul regolamento della biblioteca caffetterale. Premetto che è stato passato al vaglio della prima commissione consigliare il giorno 29 assieme al bilancio e ha avuto proprio il parere favorevole, all'unanimità perché si è stato approvato, c'è il presidente della commissione, ci sono i componenti, quindi io propongo di inserirlo all'ordine del giorno. Il segretario giustamente chiaramente su indicazione del segretario dice che è possibile inserire la proposta durante il Consiglio Comunale, soprattutto se è passata al vaglio della Commissione, quindi io la propongo.
propongo, votiamo la proposta di inserimento. Favorevoli? Vediamo l'unanimità. Allora, una proposta che ho presentata da me, da Serena Nuccio e Silvia Colina, a nome del gruppo consigliare, noi ci siamo, e chiaramente è un regolamento che va a regolamentare appunto l'organizzazione della biblioteca, attuale biblioteca, trasformandola in una biblioteca di carattere letterario. Qual è l'intenzione nostra? È quella di chiaramente di aprire, come dire, rendere più fruibile, più anche attraente la biblioteca, creando un angolo di ristoro, organizzando diverse iniziative, quindi noi stabilendo la biblioteca anche, cioè, trovare anche una figura che sia il gestore, diciamo, il direttore artistico, come per il teatro c'è il direttore artistico, per la biblioteca trovare un direttore della biblioteca caffè letterario che organizzi le iniziative, chiaramente a titolo gratuito. Infatti non ho avuto bisogno della proposta del parere contabile per questo. Il direttore che chiaramente farà il bilancio annuale delle entrate e delle uscite dell'angolo del ristoro, che verosimilmente potrebbe anche essere, no, mettere qualche macchinetta, qualche distributore automatico. Ci sarà un calendario programmatico gerando i componenti della commissione, sbaglio in qualcosa, comunque mi pare che sia questo grosso modo. Ci sarà un calendario programmatico di annuale, no, delle iniziative che verranno svolte. In più, chiaramente, può essere affidata, diciamo, anche se per qualche evento, questa è una richiesta, mi pare, fatta nei precedenti tre giorni. Certo, in commissione tutti i componenti hanno, diciamo, concordato nel fare delle iniziative che non sono state programmate, perché ancora non abbiamo neanche idea di come farle. Iniziative che finalizzate al coinvolgimento, a un maggiore coinvolgimento sia dei ragazzi che delle fasce più grandi. Per esempio, noi nel regolamento abbiamo previsto ovviamente la gratuità. Della concessione, per esempio, alle attività scolastiche, alle classi, cioè questo è qualcosa che va, penso, anche in quella direzione. Poi, se ci sono modifiche, siamo qui proprio per parlarne, con questo sono venuti tutti articoli, quindi se vogliamo avrete avuto modo di vedere con voi tutti, perché ci sono modifiche da apportare, chiaramente siamo disponibili. Eventuali migliorie all'interno della, siccome si doveva sistemare proprio strutturalmente, sì. C'erano delle proposte che magari appunto delle sovvenzioni che non intaccano e non incidono sulle spese comunali, abbiamo già parlato di sindaco, l'intenzione è quella di fornirlo con computer, anche rendere, farlo diventare una vera biblioteca, ma anche arricchirlo dal punto di vista proprio dei materiali, anche dal punto di vista dei volumi, aggiornare, ma è questa l'intenzione. C'è il sindaco, ne abbiamo parlato ovviamente di questo, l'intenzione è quella di farlo diventare una biblioteca vera e propria. Giusto, infatti, che vi dica su questa situazione che già abbiamo ottenuto. E grazie a quel finanziamento sopra dell'aula che voi conoscete, e 5 di questi computer saranno all'interno di quelli di ultima generazione, come quelli che avrà ogni gruppo sopra nella propria postazione, e più quella del presidente, più quella della giunta. E dei 9 computer, 5 verranno posizionati all'interno del problema strutturale nella biblioteca che deve essere risolto a monte, notevolmente dal punto di vista anche degli spazi, quindi magari provare ad accedere a dei finanziamenti per creare una sorta di ristrutturazione, sì. Renderlo più agibile ai portatori di handicap, renderlo più luminoso, creare insomma qualcosa, no, per il portatore di handicap, per dire la verità, le porte si sono grandi, sono oltre 1,60 m addirittura, quindi, sì, oltre quello che prevede la legge, così come è,
No, vabbè, semmai. Però, però nel contesto generale una ristrutturazione non va male, questo è un po' come si. Cercare l'obiettivo per farlo diventare più carino, scaffalature in legno, cioè magari diverse, questo sarebbe l'ideale, fornire la connessione. Se dovesse uscire un altro finanziamento come quello della 7.2 dell'area consiliare, che sono appunto questi adeguati per questo tipo di cioè che riguardano quindi arredamento, e si può, speriamo che escano, ma col PNRR ci sarà il mondo. Ma tra l'altro una parentesi, visto che parliamo, è lungi da questo discorso, per quanto riguarda invece la scuola media, l'auditorium, tu avevi detto che comunque si dovevano portare. Sì, penso che ormai sono, sono, non guarda so se visto, che la situazione è pessima, non so se visto, non piove più, non piove più, adesso c'è l'umidità e lo so, cacinacci. L'umidità, sì, l'umidità, l'umidità, i ragazzi provano là dentro, lo guarda. So, lo so, l'umidità è dovuta al fatto che si sta asciugando le infiltrazioni precedenti, stanno aspettando che finisca la stagione delle piogge, Vincenzo tra altre cose sopra possiamo chiedere a lui che sta facendo altri lavori per l'aula consiliare, e il motivo per il quale cadono non i calcinacci ma l'intonaco di fatto, cioè porzioni di intonaco che si staccano, è un segno positivo, cioè si sta asciugando, quindi io sono sicuro che al, guarda, al 99,9% settembre 2023 è già ristrutturata, perché, cioè, perché nel periodo estivo mandiamo in economia Luigi con Galceronio, Luigi Lamandia che è un ottimo professionista da questo punto di vista con Galceronio, e la rimodernizziamo in economia a costi nostri, sì, sì. Ma non solo per l'orchestra ma anche questa sarà con belli, stiamo soltanto ragazzi. Aspettando nella speranza che così come sta avvenendo in questi mesi, che dopo l'intervento non ci siano infiltrazioni, finora non ce ne sono state. Va bene, continuiamo a incrociare, e devo dirti la verità, voglio darti anche merito davanti a tutto il consiglio, grazie alla tua richiesta di intervento sono stati puliti i canali di scolo, perché noi avevamo canali di scolo vuoti, ringraziando al cielo, ma a monte sul tetto e nel pozzetto, che era il motivo per il quale c'era invece. Quindi solo quando mi hai mandato quel video vergognoso da terzo mondo io ho potuto capire che c'era un problema, quindi ti volevo ringraziare. No, figurati, è il mio corpo, perché è la verità. Il mio cuore, no, lo so, assolutamente. Mi è dispiaciuto che veramente i ragazzi hanno sofferto, perché è stato un mese di fare sali e scendi verso un'altra aula che non era... La cosa importante è che fortunatamente non ci sono altri danni. No, era messo a rischio anche, comunque c'era lì vicino un passaggio di corrente elettrica che con l'umidità poteva andare in cortocircuito, pericolosità per i bambini, c'era una serie poi anche di conseguenze che abbiamo evitato. Grazie per l'intervento, anche il sandalio che c'è stato, è anche grazie efficace. Va bene, allora mettiamo i voti. È una questione del piccolo inciso. Senti che dubbio, perché con le tasse basse si potesse incentivare con l'acquisto di libri. No, ma abbiamo detto, cioè quello di aggiornare. Per me non eliminare, ma ricordare al mio stesso di fare una ricerca sui computer. Dico, l'incentivo alla lettura con dei libri di un certo spessore, so che costano, però in commissione si è parlato al contratto. Secondo me bisogna fondere gli interessi. Ci sono delle la fusione degli intenti, creare delle persone per poter incentivare la questo quadretto. Non c'è nessun controllo sul libro di storia scritto 50 anni e 60 anni fa, ci può essere la verità di parte, vero, ma c'è anche un altro libro da un'altra verità. Mentre sul quadretto potrebbero essere. Oh, io penso così, come dovremmo fare un'azione educativa nei confronti di chi viene dietro, perché molti ragazzi, molte cose non le sanno, e quei libri non sono disponibili. Si vede solo nel suo patente. Mi viene come se non c'era dal mondo della
bisogna ripensare al fascino con l'altra faccia della vita. Bisogna portare il mondo, bisogna riportare quindi con la tecnologia cercherai se di fare la tecnologia ci fosse un controllo sì, ma molte cose. Mi viene da pensare del fascicolo, l'altra faccia della verità che non è. Va bene. Però dico, scusa, siccome è vero, però dico quantomeno ti incentiva a fare tutto una scelta. Cioè, ma può essere, non può essere. Assolutamente. Io ti porto dei pesci, ti porto dei documenti, ma non lo può fare. Condivido. Questo è il lavoro che va fatto anche dalla scuola e con la scuola. Deve esserci la fusione di intenti. Ci vuole esatto. Allora, io sono pienamente d'accordo con mio cugino, perché sono anche convinto che la digitalizzazione a scuola sta causando maggiore ignoranza degli studenti, anche tra quelli bravi. Esempio semplice. Ieri a una classe, terzo anno, scuola superiore, gli ho dato un testo da comprendere. Avevano difficoltà a comprendere ogni cinque righe. Quando gli dicevo di andarsi a trovare sul vocabolario, ovviamente sono andati col cellulare, quindi col computer, non hanno nemmeno la capacità di utilizzarlo. Gli studenti non hanno nemmeno la capacità di utilizzare nemmeno la posta elettronica. Quindi tutta questa digitalizzazione che oggi i ragazzi a casa hanno il loro computer, solo hanno il cellulare, non serve assolutamente all'ente pubblico dare questa opportunità, perché non sono in grado né di cercare, né di leggere, né di comprendere, ma nemmeno di sfogliare per questo un testo. Dovrebbe essere un incentivo a farlo adesso, così come è stato detto, senza ma non possiamo prescindere dalla volontà dei ragazzi di utilizzare i mezzi ormai. No, però deve esserci la fusione, non per mandare questo consiglio, ma questo è il consiglio, penso, di tutti, che in tutta la storia abbia più professori e più docenti rispetto quindi secondo me si può arrivare, dobbiamo guardare la realtà. No, io purtroppo è anche per piacere che ci conosciamo da tanto tempo, io continuo a dare qualche lezione a matematica. Non è una richiesta parte dell'insegnante che si vengono proprio. Non vedo che avete usato quasi l'età per lei, ma tanti parli di scuola superiore. E quando la giovane età può qualcuno andare all'università. Cioè, non dica, i radicali si vuoi dettore. Una radice. Il radicale si può anche più. Mia figlia ha un vocabolario in uso tanto. Però non riesce a usare. Che l'ho trovato l'altro giorno in soffitta. Scusa, ma c'è un vocabolario? Ma non ti devo fare un vocabolario. Che parlano della storia del sud, di quando è successo eccetera eccetera, il fatto che metà d'Italia nasce da questione di strage eccetera eccetera, noi non l'abbiamo letto mai nella storia, però ci sono degli atti, cioè, se qualcuno vuole io posso anche c'è. Io ho una raccolta, non è leggibile, sono 12 volumi, che è la storia d'Italia scritta da un inglese, un certo Dennis McLean. E ci sono i documenti relativi alle dichiarazioni dei primi parlamentari del nuovo Regno d'Italia. E lì c'è scritto che qualcuno diceva, guardate che se noi dovessimo parlare dei campi di concentramento che abbiamo fatto al sud, o di quello che ha fatto l'esercito piemontese, per rivolgere, queste cose dove le trovi? Cioè tu ti leggi cose, lì ti mandano notizie assurde. Però io ho avuto la possibilità di andare a verificare che è vero. C'era uno che diceva, guardate che l'Unione d'Italia nasce, il signor da. Giudice,
danno. Questo è fortissimo. Così. Noi non abbiamo lette mai nei libri di storia della mano. Però se ti prendi dei testi seri, oppure dei documenti che sono tratti nel Parlamento, del primo Parlamento del Regno d'Italia, che non è legge. Gesù te lo, non mi fido più. Grande scultore l'architetto Terrane di questa storia è possessore di. Caro se tu, i testi sono importanti, i testi di una volta, i che ormai ci sono state commissioni esagerate. Questo continua a insistere, ti portano a ragionare, ti portano a cosa non vanno più ora. Grazie segretario, grazie a tutti.